Giada, ma che cosa hai nei capelli? Giada? Mi sento qualcosa. Giada, che cos'ho? Cos'è? Un bebè! Aiuto! È tutto pronto per il pigiama party di stasera con Emma. Brava Giada! Guarda, ha suonato adesso la porta, vado ad aprirle! Vai. Là, sì, ciao. Ciao, mamma, sei arrivata. Guarda, sono già in pigiama. Anch'io. Emma, ho preparato tutto quello che faremo oggi. Wow, sono tantissime cose. Sì, ci dovremo pettinare, mi farà imparare a fare le code e le trecce. Poi faremo delle pettinature. Poi se vuoi ci truccheremo. O metteremo gli smalti, qualcosa. Adesso io ci metto un po' di mollettine. Va bene, ma sono tantissime. Sì, sì. Vai. Tante. Allora, cominciamo. Dopo mettiamo questa. Ok. Che bello. Ah! Vi siete spaventate? Pronte a divertirvi? Posso partecipare anch'io a questo bellissimo pigiama party? No, non hai capelli abbastanza lunghi. Eppure sì, sono cose da femmina. Vabbè, ma potete truccarmi, io posso truccare voi. No. Ci mettiamo il rossetto, l'ombretto. No. Ma Riccardo, io faccio tutti i trucchi così, no. Oh, siete proprio cattive, eh? Non mi fate mai partecipare a niente. Sì. Posso neanche pettinarmi. Dai, no! Riccardo, le sporchi. Dai. Ma Virgola, ma a te sembra il caso che non mi invitano mai al loro pigiama party? Cioè, posso partecipare anch'io, no? Sono capace di truccarmi e truccare anche loro. Si vantano sempre di quei bei capelli lunghi, fluenti. Mi è venuto in mente un bello scherzetto per loro e i loro capelli. Brava Emma, come sei brava. Ti stanno benissimo. Poi almeno saremo uguali. Ma cosa sta facendo Riccardo? Come un pazzo. Per me è impazzito quel ragazzo. Sì, mi è venuto in mente lo scherzo della vita. Adesso gliela faccio vedere io. Allora, Amazon. Ok. Spedizione in un'ora, sì, anche se pago in più non me ne frega niente, così arriva subito. Ok. Invio. Entro un'ora arriva il pacco e vedrete che bello scherzo. Il citofono. Il citofono. Andiamo. No. Ma ragazzi, è per me. Fanno per mille giocate. Ok, lasciamolo giocare. Per me è impazzito quel ragazzo. Sono arrivati. Organizziamo tutto adesso. Allora, qual è più bello? Questo. Ma è morto. Poverino. Ma che problemi ha tuo fratello? È fuori di testa, Emma, lo sai. È arrivato, amicetti. Vediamo. No, è bellissimo, esattamente come lo volevo io. Allora, come posso fare per fare questa cosa qui? Ecco, potrei convincerla a giocare a nascondino con me. Io conto, quindi sicuramente allora andrà bene, perché nessuno vuole mai contare. E io lo farò, sì, lo farò. Pronto, lo scherzo è qua dentro, andiamo. Ma sei proprio bellissima con questo chignon. Grazie Giada. Anche tu con questa pettinatura che ti ho fatto. Ti sta benissimo. Anche a te. Ragazze, vi andrebbe di giocare a nascondino? Tutti e tre insieme? Dai, sì, ci stavo annoiando. Infatti, immaginavo. Però con te. Esatto. Sì, e perfetto. Conto io perché sono molto disponibile e bravo. Adesso le frego io. 1, 2, 3. Mi metto dietro di mano, io dietro la cucina. Ok,
Chi c'è, c'è. Chi non c'è, non c'è. Sto arrivando. Oh, ho già trovato Emma. Shh, adesso rifacciamo lo scherzo. È qua sotto. Shh. E ci sono quasi. Secondo turno, conto ancora io perché ho perso, vabbè. Contiamo. Dai, pronte? Va bene. Dai. Dai, Giada, andiamo. Nascondetevi. Non mi nascondo. Questa sarà la volta buona, spero. Uno, due, tre, 10, 11, 12, 13. Sto arrivando. Ah, dove si saranno nascoste? Credo di aver visto Giada. Adesso provo a farle lo scherzo. Ricky l'ha quasi presa. Devo andare a salvarla. La faccio spaventare. Boom! No! Fatti 5. Beh, va bene, una. Mi sa che il nascondino non è proprio il mio gioco. Vabbè, proviamo a fare un altro turno. Conto io. Che bello giocare con Riccardo. Ammazza, Riccardo quanto è scarso a fare il nascondino. Mamma mia, davvero, poi l'ha proposto lui, cioè dovrebbe essere almeno un poco bravo. Bah. 13, 14 e 15. Oh, speriamo che adesso le trovo e riesco a fare lo scherzo. Ho già visto Giada, è là dietro la tenda. Ok, adesso prendo lo scherzo. Io lo faccio. Aia, aia. Che bravo sei. Aia, aia, mi fai male. Tana, vieni qua. No, che bello, che bello. Tana. E adesso un'altra volta. Vabbè, non giochiamo più a questo gioco, Emma. Esatto, sì. Va basta. Bene, tanto non sono capace, non giochiamo più, basta, ci ho rinunciato. Giada, ma io c'ho sonno, andiamo a dormire. Anch'io. Dai. Anch'io, sì dai, andiamo a dormire. Metti a posto tu? No, metti a posto la mamma. Andiamo. Oh no, svegliamoci che ho sonno. Mamma, che sonno. Ma certo, come ho fatto a non pensarci da ferme? È tutto molto più facile, adesso tiro fuori il mio asso nella manica. Ah no, è un tre di cuori. Vabbè, ok, mi sembra che siano ancora sveglie, quindi aspetto che si addormentino e lo scherzo è fatto. Ok, dai Giada, mettiamoci sotto le coperte che c'ho un sonno. Tolgo le sopracciglia io. Oh, che letto morbido. Lo so. Buonanotte. Dormendo. Adesso glielo mettiamo a Giada e anche a Emma. Okay. Perfetto. Sì, ce l'ho fatta. Giada, buongiorno. Che bella dormita. Che bella dormita, infatti. Tutto bene? Sì. Giada, ma che cosa hai nei capelli? Giada, mi sento qualcosa. Giada, che cos'ho? Non lo so, cosa sono queste grida? Ma siete pazze? Ma sì, no, no,
pipistrelli dei capelli, cioè in camera di Giada. Non c'è niente da ridere, perché dai, muori, ti metti giù la telecamera. Nadia, Nadia, come stai? Nadia, allora calmi tutti. Cerchiamo di raggiungere la situazione. Allora, qui c'è un alo. Vediamo intanto se sono vivi o morti. Non ce la faccio. Calmati, ma Emma, tu non toccare. Il tuo mi sembra morto. Che schifo, ma com'è possibile che in camera tua ci fossero dei pipistrelli, Giada? Oddio. Ok, sono morto. Allora, vi confermo, ragazzi, i pipistrelli sembrano tutti e due morti, non si muovono. Però, dobbiamo andare giù. Ora cerco su internet qualche mio rimedio. Pipistrello. No, non rastrello, pipistrello nei capelli. Rimedi. Allora, qui c'è scritto che forse con del sapone e acqua. Proviamo il sapone e acqua come primo rimedio. Ne prendo subito l'acqua. Ma no, ragazze, l'unico rimedio è tagliare a zero i capelli, proprio tutti. Sì, mi spiace. Siete delle babbiole, così. Ragazze! Ok, è arrivata l'acqua e sapone. Voi non piangete più. Vedrete che riusciamo a Toby. Fa male? Fa male? Vi sta pungendo? Da fastidio. Mi fa anche un po' male a me. Oddio, punge. Parto da Emma. Vediamo se funziona l'acqua e sapone. Mai voi con i capelli corti, forse non lo so, vabbè, però se potete fare solo così. Ciao. Ma cosa ridi? Secondo me lui ha qualcosa da nascondere. Devo subito scappare in bagno. È andata in bagno. Adesso possiamo andare in camera sua. Vai. Lo sapevo, la mystery box. Ma cosa dici? Gli occhietti di zio Bricco? Ok, forse no. Che cos'è questo? Giada, lo sapevo che c'era qualcosa sotto. Eh sì. Mamma! Nadia! Le forbici per tagliare. Sì, ragazze, lo so, ci vogliono le forbici. Nadia! Adesso vi ho trovato in camera. Sono di gomma. Quindi anche quelli che avete voi nei capelli. Sì, ci ha voluto fare uno scherzo. Fatemi sedere, ragazze, non ne posso più. Oddio, ragazze, guardate. Sono finti. Sapevamo che c'era sotto qualcosa. Grazie al cielo, non sono da tagliare. Certo che li ha incastrati proprio bene. E adesso dobbiamo pensare a una bella punizione per Riccardo. Fagli pulire i piatti tutti. No, guarda, una a te e una a me e... Riccardo, scendi un attimo! E ora lo aspettiamo. Riccardo, vieni giù che non ti facciamo niente. Cosa c'è? Ti volevo solo dire, abbiamo trovato questi. No, siete riusciti a togliermi? Sì, abbiamo trovato questi, carino mio. E adesso... Sì.
sono diventato pelato! Ah! Così belli! Chi la fa? L'aspetti, amicetti! E intanto voi iscrivetevi al canale! Attivate la campanellina e lasciate un bel like e un super bacione! Ciao! Al prossimo video!